Sul web ogni giorno vengono caricate milioni di foto piuttosto bizzarre, foto che ti fanno subito a scattare quel dubbio malizioso se lo scatto sia autentico oppure se sia stato manipolato in qualche modo. Oggi ti andrò a mostrare alcune immagini pazzesche che sembrano fake, ma che in realtà sono reali al 100%. E questo che diavolo sarebbe? Una creatura mutante? Un UFO? Qualche strano insetto ripreso da una particolare angolazione? No ragazzi, si tratta di una scultura davvero bizzarra che si trova a Manchester, o meglio si trovava. Pensate che è alta ben 56 metri ed è stata progettata per assomigliare ad un'esplosione di fuochi d'artificio. Dispone di ben 180 punte e per costruirla ci sono voluti circa 1,6 milioni di euro. È stato un progetto molto complesso e non a caso dopo qualche anno le punte hanno cominciato a cadere. Per tale ragione nel 2009 è stata definitivamente smantellata. Prima di partire ti dico fin da subito che non si tratta di un effetto cromatico né di qualcosa realizzato con Photoshop. Nella provincia cinese di Hefei si trova uno dei più grandi laghi d'acqua dolce di tutta la Cina. Circa 5 milioni di persone vivono vicino alle sue rive. Il motivo per cui appare di un colore verde è purtroppo a causa dell'inquinamento, in particolare a causa dei fertilizzanti utilizzati in agricoltura. L'acqua è diventata verde e i contadini sono costretti a remare con le loro barche in questo mare di un colore innaturale. In questo scatto sembra che un bravo manipolatore grafico abbia applicato degli effetti stile fumo per dare più risalto alla foto, ma in realtà non è così. Il fenomeno catturato in questa foto è ciò che accade quando dopo una nuotata l'aria fredda a contatto con il nostro corpo fa evaporare in fretta l'acqua dalla pelle. A prima vista potresti pensare che lo sfondo di questa foto non sia altro che un green screen, rimosso col PC e poi sostituito con un vertiginoso paesaggio. Ma in realtà in questa foto non c'è alcun inganno né imbroglio. Questo stuntman ha realmente risalito la montagna più alta della Germania, a piedi e soprattutto lungo le corde della funivia. Contrariamente a quello che potresti pensare, non siamo dinanzi all'ennesimo film sulle tragedie in mare, ma semplicemente al Sign Cruise Resort and Yacht, un hotel sudcoreano che ricalca le fattezze di una nave da crociera. La nave ospita uno degli hotel più lussuosi della zona, dove le camere riproducono gli interni e le cabine di una nave. La nave hotel ha una lunghezza di 165 metri, un'altezza di 45 metri ed è la prima nave da crociera a trovarsi sulla terraferma. Guardando questo ponte ad una certa angolazione potresti pensare di non stare molto bene, potresti avere una sensazione di aver bevuto qualche bicchierino di troppo, ma in realtà questo ponte norvegese è davvero così e prende persino soprannome di ponte ubriaco. A seconda del punto di osservazione, grazie alla curva gomito, cambia anche la percezione che se ne ha. Colui che l'ha progettato è stato davvero un genio, in quanto è riuscito a realizzare un'opera d'arte e non una semplice strada.